Il momento della valutazione nella nostra vita arriva per varie ragioni, ma a un certo punto arriva. Talvolta siamo incerti e vogliamo rimandarlo, perché non ci sentiamo pronti. Talvolta sentiamo che la valutazione è il giusto riconoscimento per quello che abbiamo fatto fino a quel momento. Valutare e valutarci, in ogni caso, ci dà l'opportunità di conoscere quello che siamo. Non si comprende la valutazione se non la si lega alla conoscenza, alla consapevolezza di limiti, di potenzialità e di opportunità, e alla conoscenza come punto di riferimento degli interventi e delle politiche. È alla luce di questa filosofia della valutazione, legata alla necessità di conoscere quello che facciamo e come lo facciamo, che dovremo vedere le prove in Valsi, cercando di uscire da una logica di guerra e di religione sulla valutazione ed essendo ben consapevoli del fatto che non si tratta del giudizio di Dio. Ovviamente è giusto che ci sia un dibattito del mondo intellettuale e dei vari interlocutori e tra chi si occupa di scuola e dobbiamo essere tutti pronti al confronto, al dialogo, ai suggerimenti che ci vengono dall'esterno. Ma dobbiamo innanzitutto ragionare con buon senso. Vogliamo restituire una grande passione per la scuola italiana e per le esigenze delle persone che fanno la scuola ogni giorno, gli studenti e gli insegnanti. Tutto questo lavoro, come si capisce bene dal rapporto, ha quindi anzitutto finalità conoscitive, per capire la scuola, per pesare le differenze territoriali, per avere un riscontro sul livello delle competenze. È importante per noi verificare alcuni punti chiave e riuscire a tracciare un quadro complessivo del sistema scolastico italiano. Anche se eravamo consapevoli delle differenze territoriali, per esempio, cogliamo i livelli diversi nello stesso mezzogiorno e ci rendiamo conto del fatto che il divario territoriale cresce nel corso degli studi. Ovviamente i divari territoriali si collocano in un discorso generale sulla scuola che comprende la dispersione scolastica, l'edilizia scolastica, la capacità del luogo in cui si costruisce la cittadinanza di essere una reale alternativa alla strada nelle zone disagiate. Ma è fondamentale capire che la valutazione è parte integrante di questo discorso complessivo, anche se non esaurisce in sé tutti i problemi. Come per altri aspetti su cui siamo al lavoro, in ambito di università e di ricerca, abbiamo l'obiettivo di inserire pienamente l'Italia in uno schema internazionale ed europeo. È un punto che mi sta particolarmente a cuore, perché questo riferimento è essenziale per migliorare il nostro sistema. In occasione del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea che si è tenuto a Bruxelles il 16 maggio, ho avuto l'occasione di ascoltare Pasi Salberg, direttore generale del Centro Finlandese per la Mobilità e la Cooperazione Internazionale e autore di Finnish Lessons, What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Che cosa può imparare il mondo dal cambio educazionale del sistema dell'istruzione in Finlandia? In questo modo ci siamo confrontati con chi sta tradizionalmente in vetta alle classifiche, ma nella consapevolezza delle nostre potenzialità. In quell'occasione, quindi al Consiglio europeo, nella mia relazione ho richiamato l'importanza di un sistema di valutazione che pone particolare attenzione agli apprendimenti e alle competenze degli allievi attraverso 5 aspetti. Le prove censuarie su conoscenze e competenze per le differenti età, migliorate soprattutto grazie alla partecipazione dei docenti. L'autovalutazione nelle scuole, la valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un ispettore sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti e condivisi con le scuole, le azioni di miglioramento costruite in modo partecipativo, la rendicontazione pubblica dei risultati, secondo una logica di trasparenza, condivisione e miglioramento del servizio. Quest'ultimo punto è fondamentale per tutta la pubblica amministrazione. E su questi 5 punti, a livello europeo, ho riscontrato grande interesse e disponibilità al confronto. Il cammino della valutazione, come scrive nella prefazione del rapporto, ha un elemento molto importante nella restituzione dei risultati a tutte le scuole e classi interessate alle prove, proprio in riferimento al secondo punto di cui parlavo, l'autovalutazione, ai fini di miglioramento, come viene ripreso dal Sistema Nazionale di Valutazione. In questo modo, pensiamo alla valutazione come a un percorso, non un percorso burocratico, ma un percorso di formazione, un ciclo della performance, appunto, in cui il risultato porta alla domanda su cosa migliorare e sulle migliori soluzioni per apportare cambiamenti positivi, con una vera responsabilizzazione. Infatti, valutazione e responsabilità sono due termini che dobbiamo essere sempre più abituati a vedere insieme.
Se si chiede trasparenza e si chiede accountability, bisogna essere anzitutto disposti a darle per quanto riguarda noi stessi e le nostre azioni. Ritengo molto positivo che l'Invalsi, consapevole della vastità e complessità dei propri compiti, abbia commissionato un report sulla percezione espressa sulla rete nei confronti delle rilevazioni degli apprendimenti del primo ciclo, affidato a uno spin-off dell'Università di Milano, Voice from the Blog. Così potremo dire, uniamo idealmente la scuola e l'università. Questa decisione rafforza un'idea della valutazione che non vuole essere punitiva e che vuole essere anzitutto severa con se stessa. Una valutazione come ascolto e come occasione di conoscere meglio la scuola e i suoi problemi, che sia un'utile guida per un percorso dove sono sempre le persone, con il loro impegno, a fare la differenza. Grazie.